Thank you.
Bonsoir, bonsoir tout le monde, benvenuti, benvenuti a un'altra diretta sulla nostra pagina Facebook e YouTube, perché poi passiamo questi video anche su YouTube. Devo dire che YouTube, salutiamo gli amici di YouTube, non seguo molto YouTube, non mando dirette su YouTube, ma so che c'è un po' di gente che ci segue, so che qualcuno si arrabbia perché non metto proprio tutti i video e tutti i giorni non ci sono, ma comunque mi perdonerete, mi perdonerete. Bene, oggi è una giornata interessante. Sono andato a fare un bel tempo di preghiera e oggi ho sentito mia mamma. L'ho chiamato ieri, aveva il cellulare spento, ma poi sai che la mia famiglia, mia mamma, abita in Argentina. E a Buenos Aires, e devo dire lei è spagnola, ma comunque storia lunga, lasciamo stare. E mi raccontava un po' che ancora sono rinchiusi là e li faranno passare tutto luglio ancora lì rinchiusi, anche se non è neanche un quarto di quello che abbiamo passato con questo coronavirus qui in Italia. Hanno veramente barricato e chiuso tutto e non è come qui. Qui, con tutti i nostri difetti e problemi, per chi non lavora, qualcosa è riuscito il governo a dare. E là proprio zero. E sono paesi che si trovano in una situazione molto critica, dove c'è una politica molto corrotta, più corrotta di quella che abbiamo qui, ma dove stanno avendo la meglio. Questa situazione del coronavirus la stanno tirando proprio alla lunga. Io penso che finirà molto male, soprattutto, sai, quando la gente non ha da mangiare, lì la cosa diventerà un po' pesante. Non è la situazione di mia madre, grazie a Dio, ma comunque, poi ho parlato con mio fratello, il quale ha un'infezione. Non si sa se è un tumore, cioè tutte queste notizie negative che ti vogliono arrivare. Noi proclamiamo nel nome di Gesù che non è niente, non è credente mio fratello, cioè credente io, ha fatto la preghiera, ma ancora non ha fatto una scelta radicale per Dio. Ringrazio se pregate anche per lui. Ma comunque, sai, quando quella giornata che ti arrivano un po' di notizie che vogliono essere brutte. Ma il giusto non teme le notizie brutte, perché il giusto per fede vivrà. E allora so che andrà bene, so che andrà bene nel nome di Gesù Cristo. E Dio utilizza le avversità per il suo scopo. Qualunque cosa noi passiamo, sappiamo che quando noi amiamo Dio, tutte le cose collaborano per bene. Ma ci vuole la guida dello Spirito Santo per questo. E che cosa c'entra? Si blocca la connessione? C'è Nunzia che dice che si blocca. Si blocca? Buonasera, ditemi se si blocca o è un problema di Nunzia. Non vedo che si blocca. Se qualcuno mi può dire se si blocca o no. No, è un problema di Nunzia. È un problema di Nunzia. Nunzia, è un tuo problema. Comunque, vi stavo dicendo, la Bibbia dice gioite quando vi trovate in diverse prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. E ora ogni avversità è una possibilità per vedere la mano di Dio. Devi avere le promesse di Dio. Le promesse di Dio nascono dalla parola di Dio e devi conoscere la parola. E lì subentra la predica. Quanto è importante la predica? Che è il tema che vedremo oggi. Stavo correggendo uno dei libri della scuola biblica. E interessante che mi sono trovato con il discorso della predica. Mi ha colpito un passo che avevo scritto in questo libro e ho messo predica su una chiave biblica e ho fatto un bello studio sulla predica. E la domanda che mi ponevo al pomeriggio era: come mai siamo finiti così lontani da quello che è la predica che nasce dal cuore di Dio? Cioè, vi faccio vedere una foto che ho trovato. Eccola qua. Ora, questo che vedete qui è un pulpito, cioè molto lussuoso, molto barocco, molto, molto. In teoria, lì salivano i predicatori per esporre le loro omelie. E io mi sono detto: ma come siamo finiti così lontani di quello che erano la semplicità della parola di Dio ai tempi di Gesù Cristo e degli Apostoli? E dobbiamo capire che ci manca un tassello fondamentale, perché Pietro e Paolo dicono: oro e argento non ho, ma quello che ho ti do.
Oggi alcune chiese dicono oro e argento ho, ma non ti posso dire alzate cabina. E allora ci troviamo in una situazione dove c'è la parola, c'è più il pulpito, c'è più l'immagine. Pulpito che Gesù Cristo non ha mai utilizzato. Se noi analizziamo la storia, il pulpito dove lo trovavi? Lo trovavi nelle sinagoghe, ma tu non trovi nel Decalo, nel comandamenti di Dio a Mosè, o in tutta la parola, il discorso del pulpito. Il pulpito, lo trovi nelle sinagoghe. Ma Gesù Cristo sì, utilizzava il pulpito quando entrava nelle sinagoghe, ma in realtà quando Gesù Cristo predicava non utilizzava nessun pulpito, neanche gli apostoli. E gli apostoli andavano, non è che volevano che la gente arrivasse, non si concentrava tutto in un luogo, ma bensì si andava. E quello che Gesù Cristo ci ha comandato è di andare a predicare. Devo dire, essere sincero, sono contento che riprendiamo i viaggi adesso. Venerdì partiamo per Catania, la nostra amata Catania. E probabilmente ci sarà un evento al pomeriggio. E stiamo aspettando il permesso del sindaco. Preghiamo per questo evento affinché ci permettano all'aperto di fare un evento evangelistico. Tu vai alla parola di Dio, vedi gli apostoli, vedi i primi discepoli. E come ci siamo allontanati? Oggi per fare un evento avevo bisogno della musica, e tu vedi che quando né Gesù Cristo né gli apostoli utilizzavano la musica. E allora da dove si è messo questo discorso della musica per poter fare un evento evangelistico? Perché se non c'è la musica non si fa l'evento. Difficilmente tu vedi un evento evangelistico oggi dove non c'è la musica. E anzi, quello che costa di più generalmente è tutto l'equipo, cioè tutto l'equipaggiamento audio, le casse, i microfoni. Per la predica non hai bisogno di niente. Se il posto è ben amplificato, cioè se ha una buona acustica, neanche il microfono hai bisogno. Ma metti che vuoi mettere un microfono per la predica? Sì, ma quanto ci mette per mettere una cassa e un microfono? Invece tu vedi che le luci, che il fumo, che come per poter fare un evento oggi si spendono milioni e milioni di euro per cose che nella Bibbia tu non trovi traccia. È vero che la musica è fondamentale per riempirci dello Spirito Santo. Allora io ti dico, beh, questo ha molto senso quando la Chiesa si trova a lodare il Signore. Ma quando parliamo della predica evangelistica, che senso ha tutta la musica? La musica serve per i cristiani, per i nati di nuovo. La Bibbia dice non ubriacatevi col vino, Efesini capitolo 5, versetto 18 in avanti, ma siete ricolmi di Spirito Santo con canti, salmi, inni, cantici spirituali, ringraziando Dio in ogni cosa. E ora, la musica è fondamentale per la pienezza dello Spirito Santo. Infatti, mentre aspettavo per mandare la diretta, ero ascoltare dei bei brani musicali cristiani che, ondate della presenza di Dio. Bellissimo, bellissimo. Ma uno che non ha conosciuto lo Spirito Santo, la musica non gli fa una piega. E infatti tu vedi il giorno della Pentecoste quanta unzione, quanta presenza c'era lì. Ma quelli del mondo, finché non c'è stata la predica di Pietro, li prendevano in giro e dicevano che erano ciuchi, erano confusi e pensavano che erano ubriachi. Finché si alza Pietro e per mezzo di una predica unta tocca il cuore delle persone fino al punto dove loro non li prendono più in giro, ma dicono: fratelli, che cosa dobbiamo fare? Perché? Perché è una predica unta che è arrivato al cuore delle persone. E tu non vedi che erano tutti a cantare, erano tutti pieni di Spirito Santo. Sì, ma io posso benissimo, vi dico, dopo che ho visto questo nella Bibbia, io generalmente nel 90% dei viaggi che faccio non uso, soprattutto quando faccio gli eventi, quando vado alle chiese, ovviamente sì, c'è la lode e l'adorazione, quello che viene chiamato la lode e l'adorazione, che l'adorazione non è la musica, ma comunque al di là di questo, ma quando facciamo gli eventi nelle conferenze, raramente io metto della musica. Se c'è, c'è, se non c'è, non mi cambia niente, perché io già mi sono riempito di Spirito Santo prima salire dietro quel diciamo pubblico, quella gente che viene a ascoltare la parola. E allora dove ci siamo sviati? Questa è la domanda. Dove ci siamo sviati? Perché noi siamo nati in questo tempo, in questo periodo, e a un certo punto siamo nati di nuovo, siamo entrati in una chiesa e abbiamo preso come se tutto quello che abbiamo visto, senza conoscere la scrittura, noi abbiamo detto questa è la cosa giusta.
Ma se noi andiamo alla parola di Dio, anzi andiamo alla parola di Dio, andiamo a vedere che cosa dice la parola di Dio riguardo alla predica. Andiamo alla definizione di predica. La predica è l'esposizione in pubblico, a viva voce, di verità e precetti della religione al fine di istruire, nota questo la definizione, istruire, edificare e esortare. Questo è lo scopo della predica. Questa è la definizione ovviamente trovata su Wikipedia. Cioè tu metti predica, vai a vedere definizioni e trovi queste definizioni, che la trovo abbastanza logica. Ma che cosa ci diceva Gesù Cristo riguardo alla predica e come deve essere la predica alla luce della scrittura? Questo è importante. Ovviamente tu hai bisogno dell'unzione per predicare. Per quello se prima di parlare di predica, tu devi parlare di unzione. Chi ha la chiamata per predicare, la prima cosa che devi comprendere, se Dio ti ha chiamato a essere un predicatore, devi, allora, oltre al fatto che tutti siamo chiamati a predicare, perché tutti siamo dei re e dei sacerdoti, ma comunque è inutile che tu studi che cos'è la predica se prima non hai capito che cos'è l'unzione, perché la Bibbia dice, la prima predica che viene registrata di Gesù Cristo, non per caso, in Luca 4,18, viene tratta di Isaia 61, versetto 1 e 3, dove dice: lo Spirito su di me mi ha unto per predicare le buone novelle, annunziare, cioè predicare. E poi guarire i cuori spezzati e liberare gli oppressi. Ma il risultato dell'unzione è la predica. Cioè, io non posso parlare di predica se prima non capisco il concetto dell'unzione. Non parleremo dell'unzione oggi, ma sì, sappi che una cosa ti posso dire velocemente è che se tu vuoi l'unzione, devi imparare ogni giorno a riempirti dello Spirito Santo. E qui sì, la musica è fondamentale per noi figli di Dio. Il pregare nello Spirito e la musica, due strumenti fondamentali per la pienezza dello Spirito Santo. Una volta che tu hai la pienezza rappresenta l'acqua, lo spirito rappresenta l'acqua, la parola rappresenta il seme, il terreno è il cuore. E ora, prima devi bagnare, oggi ho seminato il giardino con un po' di erba, gramiglia, e prima di seminare devi bagnare il terreno affinché si ammorbidisca. Poi la mescoli con terra e poi bagni di nuovo. Per quello è importante l'acqua in tutto il discorso la unzione, la predica. Comunque, al di là di questo, notiamo che cosa Gesù Cristo ci ha comandato. Sappiamo che Gesù Cristo prima di parlare ci ha dato l'esempio. Lui, quello che faceva, cominciando dalla predica, già predicava prima nelle sinagoghe. Nota che lui andava in luoghi dove la gente era predisposta, ma a un certo punto ha cominciato a predicare oltre le sinagoghe, perché prima Dio doveva innalzarlo e lui ha cominciato dove la gente era predisposta, perché è importante il luogo dove tu predichi inizialmente. Ma poi era la folla che seguiva Gesù Cristo, non era più che andava in luoghi dove la gente era predisposta, ma bensì la voce si spargeva e andavano dove Gesù Cristo, andavano alla ricerca di Gesù Cristo perché la fama si aveva sparsa. Comunque, dopo aver dato l'esempio ai discepoli, in Marco capitolo 16 dice: e disse a loro: andate, questa parolina qui, andate, è la chiave di tutto. E l'andare è quello che attiva la benedizione di Abramo nella nostra vita. Lascia la tua terra, la tua parentela e vai. Ora, se io ti benedirò, questo è il riassunto di Genesi capitolo 12, versetto 1 al 3. Io ti farò fonte di benedizione, ma tu devi andare. Lascia e vai. Lascia e vai. Non puoi andare se non lasci. Perché se no ti trascini delle cose che rallentano quello che è il tuo destino e rischi di non raggiungere il tuo destino. Per quello lascia e vai. Andate. Qui a questo punto i discepoli già avevano lasciato tutto per seguire Gesù Cristo, lo avevano seguito, lo avevano visto, avevano imparato direttamente da lui. La cosa bella è che oggi noi abbiamo la parola di Dio e anche se non abbiamo l'esempio fisico per mezzo dello Spirito Santo, vedendo la parola di Dio noi possiamo imparare direttamente dalla parola. Infatti la Bibbia dice vedere la fede dei nostri conduttori. Imitate la fede, state attenti alla loro fine, guardate la loro fine quale sia e imitate la loro fede, perché molto di quello che noi ministri facciamo non lo troviamo nella Bibbia. E ora perché lo facciamo? Perché ce l'hanno insegnato. E se non è biblico, perché lo facciamo? Perché ce l'hanno insegnato. Ce l'hanno insegnato così e non ci siamo fermati per andare a indagare nella Scrittura e vedere come Gesù faceva. E ora oggi ci chiediamo perché non abbiamo frutto? Perché noi siamo attaccati alla vite, Cristo, la parola. E
Ora, ritornando a noi, notte che dice andate, andate. Se tu vuoi attivare le benedizioni di Dio, devi andare. Andare dove? In tutto il mondo. A che cosa? A cantare lode. No, a predicare il Vangelo. A chi? A ogni creatura. Lo dice, a ogni creatura. Questo è quello che Gesù Cristo ci ha chiamato a fare. Andate a predicare, predicare, a proclamare la parola di Dio, partendo di Cristo crocifisso, di vivere la morte, la resurrezione e dimostrare con i fatti. Questo è dove molte volte noi ministri facciamo cilecca, è nel dimostrare che la parola di Dio è la verità. E lì ci vuole l'unzione. Lì ci vuole l'unzione. Ora, nota che loro, prima di andare a predicare e essere testimoni, lui dice aspettate a Gerusalemme finché non siete investito dalla potenza dell'alto, cioè finché non ricevevano la pienezza dello Spirito Santo, che è il preludio dell'unzione. Ricordati questo. Non le dice andate, prima le dice rimanete a Gerusalemme finché siate investiti della potenza. E allora ci vuole, già avevano lo Spirito Santo dentro, perché Gesù già aveva soffiato prima di essere stato portato in cielo in una nuvola, ma lui le dice aspettate, aspettate, perché non è solo avere lo Spirito Santo, ci vuole la pienezza dello Spirito Santo e ci vuole un percorso. Ci vuole un percorso che tu devi fare. Per quello ho detto, è importante capire il discorso dell'unzione prima di parlare della predicazione. Ma comunque, no, notate, riprendiamo il discorso di Marco 16, dice andate a che cosa? A predicare principalmente. Ma non finisce qui, notate quello che dice. Chi avrà creduto, chi avrà creduto a che cosa? Chi avrà creduto alla vostra predica. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Ma chi non avrà creduto sarà condannato. Tu rifiuti il sacrificio di Cristo, tu già sei verso l'inferno, perché siamo nati separati da Dio. Che cosa c'entro io con il fatto di essere nato separato da Dio? Io non ho chiesto di venire in questo mondo, io non ho chiesto di essere nato in questa condizione. Io sono capitato in questo mondo separato da Dio. È un'ingiustizia. Sì, bravo, è un'ingiustizia. E perché è un'ingiustizia? Il giusto ha fatto la fine dei peccatori affinché noi peccatori possiamo fare la fine dei giusti. E ora, questi sono i segni e qui c'è una gap fondamentale. Noi dobbiamo dimostrare con i segni che la predica è una predica approvata da Dio. Ora c'è un pericolo qua. Oggi molti cercano i segni ma hanno mancanza in quest'area qui, nella predica. Infatti molti verranno e diranno nel tuo nome abbiamo fatto che cosa? Segni, abbiamo fatto segni. E abbiamo tralasciato la predica. Perché se tu ami Gesù Cristo, che cosa devi fare? Pasci le mie pecore. Come? Predicando la parola di Dio. Ora, come dimostro a Dio che lo amo? Per mezzo della predica. Ma la predica deve essere seguita dai segni. Oggi molti vogliono i segni, ma si sono dimenticati di questo punto qui. E ora, nota che ci vuole un equilibrio. Ora, i segni, se al posto di preoccuparci tanto da i segni ci preoccupiamo prima per la predica, ma veramente una predica unta, cioè quella predica che nasce dal cuore di Dio, allora i segni accompagneranno, perché nel studiare la parola di Dio per predicarla lo Spirito Santo ti rivelerà come arrivare a questa parte qui, cioè i segni. No, ci vuole un ordine. Da un lato possiamo vedere sentire delle belle prediche, ma dall'altro lato non vediamo i segni. Dall'altro lato vedi i predicatori che manifestano i segni, ma se ascolti la predica dici qui manca qualcosa, qui manca contenuto, qui c'è molto intrattenimento ma manca contenuto. E ora nota che ci sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel mio nome scacceranno i demoni. Ah, bello liberare le persone, bello, 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 bello. Demoni sconfitti che sono a tormentare le persone. Parleranno in nuove lingue, e non stiamo parlando del dono delle lingue, stiamo parlando del segno delle lingue, che è fondamentale per la pienezza dello Spirito Santo. Prenderanno in mano dei serpenti, anche se verranno qualche veleno, non avverrà alcun male. Imporranno le mani sui malati ed essi guariranno. Ah, bellissima la guarigione, bellissima, ma non mettere mai i segni prima della predicazione. Infatti i segni devono accompagnare, devono essere paralleli alla predicazione. E poi aggiunge, il Signore Gesù, dopo aver loro parlato, fu elevato in cielo e sedette alla destra del Padre. E quelli se ne andarono, ora notate che qui c'è un gap che è la Pentecoste, dove ricevono la potenza.
cioè dalla pienezza scende l'unzione, scende la potenza, e da lì quelli andarono a predicare dappertutto. E nota quello che faceva il Signore: il Signore operava con loro, non per loro, non per loro, con loro, confermando che cosa? La parola, la predica con i segni che lo accompagnavano. Ora tu fai la tua parte e Dio ti dice: io faccio la mia. Interessante che il giorno dopo, il giorno a Pentecoste, dopo che fanno guariscono lo zoppo, vengono presi dai farisei, poi vengono lasciati, gli vengono proibiti di predicare. Loro, Pietro risponde: vedete voi se dobbiamo ubbidire a voi o ubbidire a Dio. Raccontano tutto ai discepoli, i discepoli si umiliano davanti a Dio e chiedono: Signore, dacci franchezza per predicare la parola e stendi la tua mano per fare miracoli e prodigi. Cioè loro pregano in base a quello che Gesù Cristo aveva comandato: predicate e i segni vi accompagneranno. Loro lo vedono perché Pietro dimostra insieme a Giovanni che quello che Gesù Cristo aveva detto è ancora attivo, non era passato perché Gesù era morto, perché Gesù è risorto e abita in noi. Loro lo dimostrano, e che cosa fa la Chiesa, la prima Chiesa? Vedendo, sapendo le parole di Cristo e vedendo con i fatti che quello che Gesù Cristo aveva comandato è fattibile, chiedono e dicono: dacci il coraggio per predicare con franchezza. Dacci, e stendi la tua mano affinché si vedano i miracoli, i prodigi, cioè i segni che accompagnano la predica. Noi andiamo a predicare, ma tu accompagnaci con i segni. Ah, che sono la susseguenza di credere. Sono la susseguenza di credere, perché chi crede nel mio nome, questi segni accompagneranno. E allora nota che sono due cose che devono andare insieme per poter far sì che una predica sia veramente d'impatto. Se tu vuoi una predica d'impatto, ci devono essere i segni. Dall'altro lato, molti cercano i segni, ma non hanno la predica. E ora ci vuole un equilibrio come credenti, ma non dobbiamo tralasciare la predica. Ma la predica deve essere il risultato dell'unzione. L'unzione io non la ricerco per i segni. È vero che la Bibbia dice: cercate il Signore e la sua potenza. Quando io cerco il Signore capisco ogni cosa, e la mia predica con la potenza di Dio arriva al cuore. E la potenza di Dio è fondamentale per edificare le persone sulla fede. Comunque, andiamo avanti. Matteo 24, 14 dice: e questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo. Notate questo, dice: questo Evangelo, questa è un'affermazione, eh? È un'affermazione, dice: questo sarà, se Gesù lo ha detto, accadrà. Ci ha dato il comandamento a noi, notate che ci ha dato e dice: andate per dove? Per tutto il mondo. E quando riuscirete a raggiungere tutto il mondo, affinché sia resa testimonianza da tutta la gente, allora arriverà la fine. Ma ho una brutta notizia. Non mi piace predicare le brutte notizie, ma ho una brutta notizia. Questa parte qui di andare, noi come Chiesa faremo circa. Non ce la faremo andare a predicare in tutto il mondo. Perché? Perché abbiamo smesso di andare. Marti, ma in base a che cosa dice questo? Apocalisse, guarda questo, Apocalisse 14:6. Poi vide un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recando il Vangelo eterno per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra, ogni tribù, ogni nazione, ogni nazione, tribù, lingua e popolo. E perché deve andare l'angelo? Perché noi in Chiesa non ce l'abbiamo fatta. Non ce l'abbiamo fatta. Dio ci ha dato un periodo, dalla Pentecoste fino al ritorno di Cristo. E ha detto: ok, andate. Se noi avremo fatto quello che Cristo ci ha detto, perché non ce la faremo? Perché Dio dovrà mandare un angelo a fare quello che noi non abbiamo finito. Noi l'abbiamo cominciato, ma a un certo punto ci siamo fermati. Dove ci siamo fermati? Qui ci siamo fermati. Dietro un pulpito. Dietro un'immagine, dietro quattro mura, sperando che la gente corra alle quattro mura e non andando noi a ubbidire quello che Gesù Cristo ci ha chiesto. È lì il problema. Sono le quattro mura che non ci permetteranno di adempiere quello che Gesù Cristo ci ha detto. Ehi, io non offenderti, io ero del club, io in 13 anni della mia vita
come ministro in quella comunità che ho fondato, bella, grande, bellissima, bellissima. Non ho mai visto una chiesa così bella qui in Italia. 4.000 metri quadri di edificio, una cosa strepitosa, strepitosa. 15 anime ogni domenica che si convertivano, più quelli che si convertivano in settimana. Un vai e viene di gente nuova, bellissimo, bellissimo, bellissimo. E finché ho sbattuto la testa contro il muro e ci ho messo 4 anni a capire dove avevo sbagliato. 4 anni, 4 anni. Ma in quei 13 anni non ho mai inviato una persona, mai. Se io imponevo le mani erano perché le persone adempissero un ruolo dietro le quattro mura. E se tu sei un pastore e stai guardando questo studio, la domanda che ti pongo è: quante persone hai inviato in tutto il tuo ministero? 10? 8? 5? 3? 1? No, 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 da noi non siamo andati, si sono divisi, ci siamo divisi così tanto che abbiamo mandato dove? A quel paese, a Gerusalemme, Giuda, Samaria, fino all'estremità della terra li abbiamo mandato. No, se ne sono andati perché non mandandoli c'è frustrazione e quando noi ci riveliamo a quello che Dio ci ha comandato, lui lo fa comunque, ma il problema è che non ci stiamo moltiplicando, stiamo andando per mezzo delle divisioni e le divisioni vengono dalla carne, dal diavolo. Comunque, nota che nel comandamento che Gesù Cristo ci ha detto a noi Chiesa, noi falliremo. Così come Gesù Cristo ha detto, Pietro, tu mi negherai, e Pietro ha detto, no, 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 io non ti negherò mai, Gesù aveva ragione. E se mi dice che quelli che andranno alla fine, andranno a evangelizzare, a predicare per tutto il mondo, saranno gli angeli, è perché noi avremo fallito. Noi falliremo in questo, falliremo. Ora, ricordati che ognuno è responsabile della sua propria vita. Ma devo dire che Dio dovrà mandare agli angeli un incarico che in teoria dovevamo fare noi. Noi. Tornando al discorso della predica, Giovanni capitolo 12, versetto 37 dice: se ve ne avesse fatto tanti segni miracolosi in loro presenza, non credevano in lui affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia: Signore, Signore, chi ha creduto? Questo è importante, eh? Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione, a chi è stato rivelato il braccio del Signore? Ora, notate che quando le parole sono inchinate, in corsivo si dice, comunque, quando sono inchinate le parole, no, 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 in maiuscola, minuscola, corsivo, sì, quando sono piegate le parole. Sono versetti che vengono dall'Antico Testamento e questo versetto è il versetto numero 1 di Isaia 53 che viene chiamato il quinto Vangelo, cioè dove il profeta Isaia 740 anni prima della venuta di Cristo in maniera profetica parla in passato su un evento che doveva succedere raccontando nei dettagli le sofferenze di Gesù Cristo. Per le tue ferite noi siamo stati guariti. Lui si è caricato con le nostre iniquità e con le nostre infermità. E ora, ma comincia tutto con chi ha creduto alla nostra predicazione, chi è stato rivelato il braccio del Signore. E ora, da un lato, se io voglio vedere la potenza di Dio, la gente deve credere. Se io devo trovarmi persone che siano predisposte a credere, cioè devo trovare un pubblico che sia predisposto. Per quello si convertivano così tanto, perché avendo le comunità nella casa, quando tu invitavi un amico, un parente o qualcuno che conoscevi a casa tua per gli incontri che c'erano, la gente veniva predisposta e per quello Dio ogni giorno aggiungeva quelli che dovevano essere salvi. Oggi, quando tu inviti qualcuno in chiesa, forse la persona è predisposta, ma non è che c'è molta unzione dall'altra parte. Perché ci siamo persi nel percorso, ci siamo persi. E dice: e a chi è stato rivelato il braccio del Signore? Vuol dire che quando c'è una predica unta e le persone credono a quello che viene predicato, ecco quando si rivela il braccio del Signore. Ricordate che è il braccio che conferma, il Signore confermava la loro predica con i segni e i prodigi che le accompagnavano. Ma nota che la nostra parte è dare la predicazione e il braccio del Signore si rivela quando le persone alle quali io ho predicato credono. Allora, nota che predicazione unta, persone che credono, adesso sì, vai e prega per i malati, scaccia i demoni perché tu vedrai la gloria di Dio. Dio sarà con te e si manifesterà, ma è importante che le persone, quelli abbiano un cuore predisposto. Perciò non poteva credere, non potevano credere, per la ragione detta ancora di Isaia, egli ha accecato i loro occhi, vediamo alcuni elementi interessanti, occhi, ha indurito i loro cuori affinché non vedano con gli occhi,
e non comprendano con il cuore e non si convertano e io non li guarisca. Ora nota questo interessante, questo processo. Se tu vuoi arrivare prima a quello che è la guarigione, ricordi che ci vuole una predicazione, ci vuole un credere, e come conseguenza del credere, una predicazione unta, ecco che si rivela il braccio del Signore. Ma perché si rivele, le persone devono vedere, deve salire al cuore. E ora quando uno vede, quando uno comprende, questo è fondamentale, la comprensione. Ora quando uno non comprende, quando uno non vede, perché non crede, allora non si può manifestare la mano di Dio e non c'è guarigione. Ma quando uno c'è una predica unta e tu vedi, ora ricorda che il vedere è connesso anche con l'ascoltare, per quello in Prima Corinzi capitolo 2 versetto 9 dice, come è scritto, le cose che occhio non vide e orecchio non udì e non salirono mai al cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparato per coloro che lo amano. E ora quando io voglio le cose di Dio, voglio che si manifesti la potenza di Dio, devo vedere, devo ascoltare, e quando io vedo e ascolto permette alla parola di salire al cuore. Quando sale al cuore allora c'è la rivelazione che produce la manifestazione della potenza di Dio, ma questo lo vedremo domani nel secondo studio su questo. Quanto è fondamentale che noi adempiamo la parola di Dio nel predicare. Falliremo come chiesa? Sì, falliremo. È già scritto, ma questo non toglie il fatto che noi non dobbiamo arrenderci. Perché dal momento che nel tribunale di Cristo le ricompense saranno individuali o le perdite saranno individuali, io non potrò dire, tu già avevi detto, già abbiamo visto che servono gli angeli a finire il lavoro che noi non abbiamo finito. Ma non è giustificabile. Noi dobbiamo presentarci dicendo, Signore, mi hai dato 5 talenti, ecco, altri 5, li ho moltiplicato. Mi hai dato 2, altri 2. Mi hai dato 1, non sotterrare quel talento, perché non ci sarà giustificazione davanti al Tribunale di Cristo. Non in quanto alla salvezza, ma sì in quanto alle ricompense. Bene, spero di essere stato chiaro. Domani vedremo la seconda parte molto interessante sulla predicazione e probabilmente finiremo con l'unzione per chi non comprende o chi non ha fatto lo studio sull'unzione, molto interessante. E vediamo se c'è qualche domanda veloce prima di passare. Ho un annuncio, non ho fatto l'annuncio interessante. Allora, questa sera vi dico alle ore, oggi che cos'è, mercoledì, parleremo della famiglia, ecco i risultati. Io amo i risultati. Abbiamo una pedagoga che è una donna di Dio che ha rivelazione nell'aria, dove ci darà insegnamenti pratici nell'educazione dei nostri figli, che noi dobbiamo imparare, perché nessuno è nato con la conoscenza. E se non vuoi commettere gli sbagli che hanno fatto i tuoi genitori, ti incoraggio, se hai dei figli, partecipare, chiama PASC, al nostro caro Pasquale, 329-1748-772, e non perderti con la pedagoga Antonella. Io mi do da fare per dare il meglio, per darvi il meglio. Dall'altro lato tu devi fare la tua parte, scriviti, partecipa come auditore o come... No, sono come auditore, sono gratuiti, non preoccuparti, il coccodrillo che non si manifesti perché è gratuito. E comunque, vediamo se ci sono delle domande, velocemente. A noi non appartiene le figure, cioè Santini, eccetera... guarda, domande polemiche, ti apprezzo, ma non, ci sono tanti fratelli cattolici che ci seguono, e questo è un ottimo canale per far sì che si crei la fame di Dio, e poi sia ai protestanti, sia ai cattolici, agli ortodossi, sia lo stesso Spirito Santo che convince a chi deve convincere del peccato. Noi non siamo lo Spirito Santo, già chi guarda la trave dell'altro è meglio che guardi la propria pagliuzza. vediamo. Shahaira, carissima Shahaira, Dio ti benedica. Vediamo, saluto i tuoi parenti, a Pedro, il padre che si chiama Pedro, e la moglie, una bella famiglia che ho conosciuto a Pavia. Vediamo, non ci sono domande.
Vediamo. Bellissime affermazioni, ma non. Ah, ecco qua. Maria Corrente, cosa pensi dei discepoli della nuova riforma che vanno guarendo e predicando? La nuova riforma, che cos'è la nuova riforma? Non lo so, ma chiunque va a predicare e a pregare per i malati, gloria a Dio, gloria a Dio. Stanno facendo la volontà di Dio, è quello che noi dobbiamo fare. Non basta predicare, dobbiamo dimostrare che quello che predichiamo è la verità. E le guarigioni, come i doni, come la profezia, predispongono i cuori per ricevere Gesù Cristo come Salvatore. Bene, Dio vi benedica ragazzi, ci vediamo alle 8:30 per lo studio di l'educazione dei figli e se non ci vediamo alle 8:30 ci vediamo domani con la seconda parte di la predicazione. Dio vi strabenedica e parla di Gesù, predica, predica. Ciao.